A tutti buonasera dall'ippodromo del Savio di Cesena, convegno di corse di lunedì 12 agosto. Prima corsa riservata a Puledri di 2 anni, Ginevra di No, Goblin Fee, Glucosio Phil, Geraldo, Gubaldo GSO, Jenny e Gioia Bani in prima fila, Ginevra e K in seconda. Subito l'errore di Jenny, mentre si avvantaggia in breve Glucosio Phil che supera Goblin Fee, che rimane lì in seconda posizione. Primi 200 che se ne vanno in 15-2. Più indietro c'è Gubaldo, poi anche Ginevra di No. Intanto continua a guidare con un 3 lunghezze di margine dopo 400 metri, 36 per Glucosio Phil. Goblin Fee in seconda posizione che per il momento rimane a distanza, ha avuto un piccolo inciampo, poi cerca di riavvicinarsi dopo i primi 600 che comunque vanno via in 46 e mezzo, 15-9 la frazione in curva, e non cambia nulla tatticamente perché sono tutti in fila indiana. Accenna a spostare all'esterno Ginevra di No, ma dalla quarta posizione per anticipare Ginevra e K, e così viene infilato all'interno Ginevra da Gioia Ban. Intanto 1-1-9, passaggio agli 800 con indisturbato al comando Glucosio Phil, che percorre il chilometro in 1,18 netto. Cerca di avvicinarsi ora Goblin Fee, ma viene praticamente coperto da Gubaldo GSO, che scatta a 450 dalla conclusione. E Gubaldo sta passando in vantaggio, deve vedersela con Ginevra di No. Poi anche lo scatto all'esterno di Ginevra e K, completamento delle piegate, ingresso in dirittura d'arrivo. In vantaggio Gubaldo GSO, Ginevra di No ci prova, centropista Ginevra e K. Lotta fra le due Ginevra, con Ginevra e K che nel finale prende il sopravvento e viene a vincere su Ginevra di No. Mentre al terzo finisce Gubaldo GSO precedendo Gioia Ban. 1,18,3 era guaglio conclusivo con 39 a chiudere. Bel debutto per Ginevra e K, Pietro Gubellini per il training di Fausto Barelli della scuderia FB, che giocando di spunto viene a vincere questa corsa al desordio in maniera anche piuttosto convincente, piegando una valida Ginevra di No. Ginevra K, Pietro Gubellini.